Strega dovrebbe durare tutto l'anno. Il ninfeo di Valle Giulia essere pieno di gente tutte le notti, sempre a magnare, a scrivere cose su lavagne, a tenere in mano calici e stare seduti in abiti scomodi, ai tavolini abrasi dai crostacei. Interviste, ventagli, scarpe sudate, sempre che sia estate o Natale. Flussi di camerieri romperebbero tutte le sere centinaia armati. La gente rientra a casa fritta, stremata, e il giorno dopo ancora, e poi ancora, tutte le sere, anche i sabati, le domeniche, Pasqua e Ferragosto. Stasera siamo liberi? No, c'è di nuovo lo strega, conato, e chi premia, non importa, conato, applausi, una vittoria sul filo. In, out, riconoscere del testo che c'è sotto. Entra, è buio, corre, segue lo straccio, lo vede male, non lo raggiunge, lo vede bene, le vespe lo pungono, non vede niente, mosche, il vento lo sbatte, lo stritola. Casca nel fango, grandina, un cane lo sbrana, torna intero, spinge certe pietre, brucia in un forno, torna intero, casca in un fiume di sangue, quasi di lava, affoga e lo infilza, ma diventa un rametto, il rametto è spaccato, è strappato, torna intero, piove fuoco, si scotta anche i piedi, corre da capo, lo frustano, casca nella merda, si picchia da solo, un sasso si buca, lui si infila nella buca, testa sotto, gli incendiano i piedi, lo tirano fuori, gli rovesciano la testa, cammina all'indietro, cade nella pece, che bolle, tira, tira, fuori la testa, respira. E la strappano coi ganci, lo chiudono in una campana, non si sposta, corre nudo fra i serpenti, gli legano le mani, lo arrostiscono, lo tagliano in due, torna sano, lo mutilano, torna sano, si ammala, si copre di bolle, finisce ficcato nel ghiaccio a capo sotto, lo scalzano fuori, lo rinfilano, però a testa in su lo ritirano fuori, ce lo reincastonano, supino però orizzontale, piange verso l'altro, l'alto, il pianto, gli chiude gli occhi, lo sfilano, lo rimettono a casaccio nei blocchi freddi, una mascella lo stritola, viene inghiottito e cacato verso l'alto, exit. Le ultime due. Bene, poi intendiamoci, che cosa ha o avrebbe detto Pasolini, né uguale 18, ossia, che cosa avrebbe Pasolini detto tutte le luci laser, soprattutto quelle dei cinesi, soprattutto quelle di Natale, cosa ne avrebbe, io posso pensare di sbagliare, io credo di sbagliare, ma io credo che se non sbaglio lui non sarebbe stato d'accordo, domando, non sarebbe stato Pasolini, d'accordo, d'accordo, passo, lì non sarebbe stato tutto quello che è, tutta quella trasformazione, quella, sì, antropologica. Al neo, no, i laserini loro lo avrebbero scandalizzato a Pasolini, sarebbe andato al macellaio, al droghiere, all'antico speziale, sarebbe andato a chiedere la trasformazione, una certa quantità, oppure no, comunque sarebbe andato dai cinesi a comprare le luci per l'albero di Natale, perché l'albero di Natale è una cosa tipica del mondo contadino. Nel mondo contadino si facevano tanti alberi di Natale, no laser, vietato, c'era un divieto, facevano i controlli. Pasolini sfugge ai controlli, si trasforma, è quasi giapponese, manca poco, manca tanto, all'indietro poco al mondo contadino. Dentro l'antica civiltà contadina si facevano anche i presepi, è Natale. È Natale, si fanno i presepi prima, mettono le lucette contadine e c'è Pasolini. In Rai, buonasera, guarda nel presepe c'è? Il presepe c'è quasi niente, c'è la trasformazione antropologica, Gesù e Maria, San Giuseppe, Pasolini, laser, gente che è affettata in due, tagliata in due come il macellaio, trasformata, non la riconosci, è colpa dei cinesi. Questa prosa non contiene glutine, può essere mangiata e digerita agevolmente da persone intolleranti al glutine, non contiene poesia, è una prosa, si è già premesso, è anche senza lattosio e senza lieviti, così non può crescere più di tanto, e non contiene soia, né tracce di frutta a guscio, né arachidi, né olio, né burro di arachidi, è completamente libera da olio di palma, frumento, farro, miglio, avena, brassicace e riso, non ci sono fave, chi è malato di favismo può stare tranquillo, questa prosa è senza parabeni, non è assolutamente insolubile, si scioglie tuttavia è insolvente, non paga, non può pagare, non ha i soldi, è rettangolarmente povera, fatta con mezzi molto poveri, può essere esposta all'acqua, anche al sole, non scotta, può essere toccata anche senza guanti perché non sporca, non va in giro per casa lasciando inopportuni escrementi, neanche fuori casa, questa prosa è capace di grande ritegno, addirittura ritenzione, così non emette liquidi, non contiene elementi radioattivi o infiammabili, questa prosa è semplice, non contiene complessità, non ha in mente alcuna complessità, non ha mente, non pensa, non contiene in assoluto, non ha un contenuto.